Miei piccoli e grandi amici, miei amici grandi e piccoli, miei amici maci e mie mace mice, un saluto molto sportivo dal vostro Gino Vox, che in questo video vi vuole parlare del Gran Premio di Francia che ha visto trionfare Lorenzo davanti a uno strepitoso Valentino Rossi. Seguirà al mio commento un gameplay in cui mi sentirò molto Valentino Rossi. Ma adesso torniamo assolutamente al commento di questa gara di MotoGP che, come vi ho accennato, ha visto trionfare Lorenzo, quel maledetto, quel furfante, ha dato più di 10 secondi al nostro Valentino Rossi, ma diciamo che il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, perché se è vero che adesso Lorenzo si porta a 12 punti su Valentino, è anche vero che la classifica in un certo senso si è accorciato. Prima la vetta era molto più distante per Valentino, in quanto Marquez era a molti, molti più punti. Diciamo però che da questo momento in poi Valentino non dovrà più sbagliare, perché Lorenzo a questo punto si candida ad essere il suo nemico numero uno. Ritengo che le Yamaha siano leggermente superiori in questo momento alla Honda e quindi Valentino ce la dovrà mettere tutta per non far scappare Lorenzo e fargli sentire il fiato sul collo. Comunque, tutto sommato, giornata molto positiva per Valentino Rossi. Una vittoria sarebbe stata decisamente meglio, ma visto come si erano messe le cose in qualifica, possiamo ritenerla una giornata positiva. Ma da adesso in poi, caro dottore, dacci dentro, vogliamo il decimo titolo, lo vuole qui il tuo amicone Gino Vox. Mi raccomando, dottore, facci sognare nelle prossime gare, come io farò sognare tutti quelli che sono alla visione di questo video, giocando a un MotoGP che ho trovato online. Tutti possono giocare gratuitamente, basta cercarlo in Google. Si parte, allora. Vedete, si gioca con i tasti e c'è subito la partenza, un conto alla rovescia, la mia moto non parte. Dai, Gino Vox, accelera! Gino Vox cerca di tenere la strada, ma sei ubriaco e va bene che abbiamo festeggiato l'ottima vittoria, anzi l'ottimo piazzamento del dottore, ma tu mi sembri completamente ubriaco. Gino Vox cerca di tenere la strada. Ah, Vince con la moto. Gino Vox, tieni strada. Mi stai facendo venire il mal di mare. Eh sì, ammetto, miei cari amici maci, miei cari mace mice, è piuttosto difficile questo gioco che ho trovato online. Vedete con che difficoltà tengo la strada qui sul rettilineo, me la cavo e neanche tanto. Ho ancora, sì, diciamo che dovevo bere meno vino, probabilmente dopo il secondo posto del dottore, del grande Valentino Rossi. E io, come vedete, taglio molto le curve, me la faccio soprattutto nell'erba, anche per evitare queste macchie d'olio. Vedete, poi sul percorso si trovano queste strane potenzialità che ti permettono alla moto di andare più veloce. Vedete, c'è uno scatto micidiale che ti fa allungare anche su tutti quelli che ti sono alle spalle. Credo di essere in prima posizione, potrei festeggiare anche la mia vittoria se non fossi completamente ubriaco, se non fossi sbronzo come Ronzo. E dai, Gino Vox, tieni la strada, non te ne andare per campagne, cerca di tenere la strada, cerca di rimanere in pista. Bravo Gino Vox, fai attenzione solo al ritorno degli altri piloti. Ecco, non lo avessi mai detto, ce l'hai alle calcagne, ce ne sono due, ti hanno passato, anzi no, li hai ripassati tu, ma attenzione che quelli non mollano e se tu prendi le macchie d'olio perdi tempo e quelli se ne approfittano. Cerca di mantenere la strada adesso. Ecco, hai tagliato benissimo, hai accelerato in maniera ipertronica, ma contro un muro vedo il traguardo. Vai che sei primo! Ah,
c'è da fare un altro giro. Pensavo che erano due. Mamma mia, qui si mette male. Mi sono deconcentrato. Vegino Vox, riconcentrati. Cerca di mantenere la strada e bevi meno vino la prossima volta per festeggiare un buon piazzamento di Valentino Rossi. Va bene, miei amici maci e miei maci amici. Avete visto, ho preso l'acceleratore che mi ha permesso di guadagnare sicuramente qualche metro sui miei diretti concorrenti. Ecco, però essere andato per castagne in questo prato verde non mi è servito per niente, perché il mio principale antagonista, che alla faccia di Lorenzo, se ne sta scappando. Lorenzo, Lorenzo, io ora ti prendo e ti sperdo. Sono tornato primo, ma come vedete la mia guida è un po' incerta. Me ne vado di nuovo per castagne, funghi e cicognette. Meno male che ho preso l'acceleratore all'ultima curva e ho vinto! Vedete, grande vittoria del vostro Gino Vox! Ho festeggiato alla grande con un trionfo il secondo posto di Valentino Rossi, che d'ora in poi invece dovrà regalarci più primi posti. Caro Valentino, se vuoi vincere la prossima gara, magari fai come me, scolati un ettolitro di vino prima di scendere in pista. Hai visto, con me ha funzionato, me ne andavo a destra e a sinistra. E allora, miei amici maci e mie maci amiche, direi a questo punto che possiamo salutarci. Grazie per la visualizzazione, e quelli che vedete sono degli altri video che vi consiglio di guardare. Ci sono i miei consigli letterari in Book Parade, oppure il simpaticissimo Iena King con il suo Kiss in Prank, e perché no, altri gameplay miei o di Oronzo. Buona giornata a tutti e ancora buona visione con i miei video. Ciao!